Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Eh sì, che video potrà mai essere questo? Ovviamente una lotta online. O meglio, wifi alla borsa. Dove? Eccolo qui. Ok. Questa qua, questa, quella lì. Ah, ventesima lotta. Ecco qui. Ora, prima di cominciare, osservate bene le squadre. La mia non so se si capisce bene. Ho un Charizard, un Tyranitar, un Empoleon, Staraptor, Luxray e Serperior. La squadra della simpaticissima qua è un V-Villain, un cavolo che io lo odio. Di Lumineon, un Puruglip, un Sobat e quello che mi dirà Cryptekun. Non è questo il nome, ma non mi importa niente. L'unico problema è che ha un Mewtwo. Ora, quel Mewtwo mega evoluto con Psicobotta e Falsa Sfera avrebbe devastato tutta la mia squadra da solo. Come ho vinto? Per grazia divina, e ora ve lo faccio vedere. Si comincia. Alice che vanno in campo. Cricketune! Shiny ovviamente. Questa la sh agli shiny. Ovviamente inizio con Charizard, inizio bellissimo, lei non cambia, lanciafiamme. Tanti saluti con le otter dal verso epico. Ascoltatelo, ascoltate. Che bellissimo! Ecco qua cominciano i dolori. Mewtwo, shiny, ovviamente. Non sia mai che non è shiny. Che si mega evolve in Mega Mewtwo Y. E qui dico, ok, ho perso. Ma nulla di grave ovviamente, questo non farà mai Psicobotta! E Charizard se ne va, sapete no, a due di difesa. È stato bello finché ha durato, pure brutto colpo fra l'altro. Ora, non so veramente chi mettere, mettiamo Empoleon. E qua arriva la grazia divina. Psicobotta su Empoleon. Guardate, non gli fa niente! Idrocannone! Guardate, guardate, brutto colpo! E poi dopo usa Falsa Sfera! E quando uno deve vincere proprio... È il momento. Staraptor. Stimatelo. Perché questa lotta la fa da padrone. Attacco rapido, tanti saluti. Alla mia preoccupazione più grande. È stato bello finché ho durato. Potevi vincere. Adesso un Vivillon. All'82 Shiny. Questa è la scelta. Un piccolissimo ipergraggio che non mi fa una cippa. Quasi mezza vita. Baldeali, tanti saluti. È stato bello averti incontrato. Sì, vai, vai. E adesso con 71 PS. Attenzione, Purugly, io mi domando. Ovviamente Shiny anche lui. Farà ipnosi. No, usa Bullo. E mi confonde, sì. Ma tranquilli, perché Staraptor sa qual è il suo ruolo. Sa cosa deve fare. E lo secca in un colpo! Mamma mia, Staraptor, che leggenda! Ne fa fuori tre! La star dello show! Ecco, Sousbuck a livello 65! Shiny! Shiny! Qua cambia perché Staraptor lo può seccare in un colpo, metto lui! Luxray! Da te, la sua epicità! Legnicorno! Fa anche abbastanza. Ora Sgranocchio con agonismo, essendo suo sguardo di sesso opposto, non gli fa quasi nulla. E un Nature Force che diventa tripletta mi fa ridere i polli. Sgranocchio! Ciao Sousbuck! E adesso tocca a lui al gran finale.
Lumineon, più veloce di Luxray ma shiny. Più veloce sì di Luxray ma il suo attacco mi fa ridere. Spritzel, finale epico, KO in un attacco ovviamente, e Kamikaze! Sì! Beh, devo dire, partita anche abbastanza carina, vinta 3-0. La squadra sua, la ruta di Alice, mi è piaciuta, perché è carina, originale, tutti shiny, però, a parte che due non erano al 100, però l'unica cosa, togli quel Mega Mewtwo, mettici un altro Pokémon normale che per il resto è bellissimo. C'è una squadra epica, originale come la mia, rovinata. Vabbè, non ho proprio altro da dire. Tiranitar e Serpero non sono neanche scesi in campo. Cioè, questa squadra se non avesse avuto Mega Mewtwo, Charizard l'avrebbe devastata. E anche Staraptor. Cosa che ha fatto. Cioè, due coleotteri e uno erba. Devastazione più totale. Però almeno è stata brava che ha continuato ad affrontarmi. Mi è piaciuto. Anche perché ne avevo fatto una lotta prima e quella va via dopo... Veramente, gli avevo seccato un Pokémon con Charizard. Poi entra Garchomp che potrebbe devastare da solo tutta la mia squadra. O devo sacrificare Staraptor per buttarlo giù. Però non so per quale motivo, dopo che gli ho fatto un attacco, è andata via. Così si è messa. Direi che per questo video è tutto. Non è tutto, perché per le prossime lotte, siccome le mie squadre non le voglio fare io, consigliatevi voi nei commenti che Pokémon devo usare. L'album è su Facebook. Nel caso non l'aveste mai visto o non mi aveste come amico, dite nomi a caso. Tanto ne ho 112, penso che uno lo beccate. Almeno. Ne potete scegliere fino a 3, poi io farò i più votati. Se non ci sono i più votati, guardo quelli che ci sono, come mi gira. Poi dovete dirmi anche alcune cose. Di Mewtwo ne ho due, uno si mega evolve, dimmi se volete quello o l'altro. Di Moltres ne ho due, uno con giorno di sole, dovete dirmi se volete quello o l'altro. Di Garchomp ne ho due, uno che si mega evolve, dovete dirmi se volete quello o l'altro. E Absol, dovete dirmi che strumento volete, perché standard a Mirino. Però se volete Absol mega evoluto, me lo dite, gli cambio lo strumento e lo faccio. Se mi dite solo Absol, io lo tengo con Mirino. E sì, se mi dite due Pokémon con le mega evoluzioni nella stessa squadra, dovete dirmi anche quale volete che si mega evolva, se no vado come mi gira. E se mi mettete una squadra con 6 mega evoluzioni, siete dei bastardi senza cuore. E detto questo, arrivederci.